Che bello, fare la manicure mi rallegra sempre. Non mi dire, è bello sapere che la nostra Barbie è diventata una specialista del makeover. Grazie per essere stati i miei primi clienti. Figurati! Ah, che buono! Mi scusi, è impegnata? C'è posto per me? Barbie, sembra che tu abbia un nuovo cliente. Oh, cavolo! Oh. Perché con me è sempre così? Oh, la prego, non si agiti, non pianga così. Fammi dare un'occhiata. Il caso mi sembra complicato. Abbiamo molto lavoro da fare qui. Non perdiamo tempo, allora. Barbie, puoi contare sul mio aiuto. Cominciamo. Sì! Ok, sono pronta. Che la trasformazione abbia inizio. Cosa devo fare? Per me è la prima volta. Intanto cambiati i vestiti, così non ti sporcherai. Prendo questo morbido e confortevole asciugamano. Questo eviterà che il collo si intorpidisca durante il trattamento. Siamo pronti, Barbie. Con cosa cominciamo? La mia maschera viso personalizzata. Tiriamo bene i capelli indietro. E in questo modo gli occhiali non servono più. Sono certa che non andranno da nessuna parte. Ehi, ehi, ehi! Cominciamo. Prepariamo un paio di sacchetti e li riempiamo di colla per fare gli slime. Guardate come luccica, è fantastico! Chiudiamoli bene con un pezzo di nastro biadesivo trasparente. Così, dei simpatici adesivi ci aiuteranno nella decorazione. Bastano un paio di tocchi e il gioco è fatto. Guardate che roba! Questa è una formula unica a base di ananas. Sul serio? Mi piacerebbe provarla. Perfetto, applichiamo la maschera su tutte le aree del viso così. È molto importante stendere la maschera in modo uniforme in questo modo. Quando la maschera sarà asciutta, potremo rimuoverla. Ottimo! Come vedete si leva molto facilmente, come una pellicola. Che bella sensazione! Ok, vediamo. I brufoli non sono ancora scomparsi. Che possiamo fare? Forse ci rimane solo una cosa. Tranquilla, Barbie, sto cominciando. A proposito, dopo aver messo la nostra maschera per il viso, questo passaggio risulta molto semplice. Eccellente! Rimuoviamo i segni dell'acne, allora. Nessun trattamento estetico è completo senza i dischetti di cotone. Sigilliamo bene da un lato, in modo che i dischetti siano conservati correttamente. Non credo che questi siano della giusta dimensione. Giusto, così va meglio. E da un tubetto vuoto di vitamine otteniamo un tappo. Ecco un'immagine, forza ragazzi, scatenate la vostra immaginazione. Ed ecco l'olio di cocco. Vediamo un po', dov'è il nostro dischetto di cotone? Lo applicheremo delicatamente e lasceremo assorbire l'olio in questo modo. Fa solletico! Pazienta un po', è un trattamento molto efficace. Non resta che aspettare un po' per vedere il risultato. Come va qui? Fantastico, ha funzionato! Oh wow, che bello! Se gli occhi sono lo specchio dell'anima, allora le sopracciglia sono la cornice di quello specchio. Wow, alla scuola di make-up non ci avevano mai prospettato una cosa così. Tranquilla, troveremo un modo. Intanto sfoltiamole. Eliminiamo i peli in eccesso lungo la direzione di crescita così. Poi applicheremo uno scrub speciale. Ah, che buon profumo! Strofiniamo con un cotton fioc e puliamo accuratamente le sopracciglia da tutti i peli in eccesso così. Che vi avevo detto? Oggi non possiamo fare a meno dei dischetti di cotone. Wow! Non ci credo, la mia pelle è veramente fresca! Guarda anche com'è liscia! Non vedo neanche un brufolo o qualcosa di simile. Ah, quelle perché non ho gli occhiali, forse. Mi sembrava fossero qui. Ah sì, sono finiti nella spazzatura. Diciamo che quello è il posto giusto per loro. Quegli occhiali erano decisamente vecchi. Queste lenti valorizzeranno maggiormente i tuoi occhi. Adesso le sistemiamo subito. Ah! Ti stanno davvero bene. Vuoi vedere tu stessa? Certo! Wow! Adesso la mia pelle è liscissima, sono così contenta! Tranquilla, dammi solo un minuto e non ti vergognerai più del tuo sorriso. Per il prossimo trattamento devi cambiarti di nuovo. Sostituiamo l'asciugamano con un camice e ai capelli ci pensiamo dopo. Si siede, il medico sarà qui tra poco. Ho sempre avuto paura dei medici fin da bambina. Sta tranquilla, la procedura sarà indolore. È tutto chiaro, dovremo intervenire globalmente. Prendiamo un dentifricio sbiancante e anche uno spazzolino con una forma anatomica corretta. Mettiamo un po' di dentifricio
E ora spazzoliamo i denti con dei movimenti regolari così. I suoi denti risplenderanno. Vediamo che si può fare per allinearli. Con questi innovativi apparecchi avrai un sorriso hollywoodiano. Oh, grazie, dottoressa! Non c'è di che. Abbiamo completato un'altra fase del nostro trattamento. Manca poco. Vediamo che cosa abbiamo qui. Questo andrà benissimo, sì. Ecco cosa significa specialista. Hai indovinato la taglia e lo stile. E adesso ci occupiamo dei capelli. Rimuoviamo la fascia. Coda di cavallo, via. Con questo abbigliamento è necessaria un'acconciatura alla moda. Quindi... Oh, andiamo! Beh, usando solo il pettine non riuscirò a sciogliere tutti questi nodi. Useremo uno shampoo con il balsamo. Ma prima dobbiamo bagnare i capelli. E adesso ti svelo un segreto per avere una pettinatura facile da sistemare. Adesso sciacquiamo i capelli, chiudi gli occhi e li possiamo asciugare. Ecco il fono. Oh, mi spiace tanto. Ah, non preoccuparti, sto bene. Lascia fare a me, conosco il modo giusto. Così, con movimenti fluidi. Molto bene. Poi prenderemo questi scovolini come bigodini. Separiamo una piccola ciocca di capelli così e la avvolgiamo sul bigodino. Questo è il risultato che dovremmo ottenere. Bellissimo, vero? Lasciamo agire i bigodini per un paio di minuti. E intanto andiamo avanti con... rullo di tamburi! Ciglia finte! Guardate quante ce ne sono! I modelli dovranno comunque essere sistemati, giusto? Giusto! Altrimenti in poco tempo prenderanno il volo. Non chiudere gli occhi... Super! È tutto bellissimo! E sono solo un po' stanca di stare seduta. Abbi pazienza ancora un paio di minuti. Rimane una cosa da fare. Non possiamo lasciarti senza il trucco. Ecco gli ombretti e i rossetti. Però abbiamo bisogno di questo. Il make-up inizia sempre col fondotinta. Ci aiuterà a levigare tutte le asperità della pelle, dandole una finitura opaca. Ora... Oh, mi scusi, pronto? Volevo solo ricordare che è arrivato il momento di togliere l'apparecchio. Ottima notizia, giusto in tempo. Hop! Fatto! E adesso togliamo anche i bigodini. Ecco. Oh, che ciocca particolare! Quanto volume! Forse è meglio lasciare che se ne occupi uno specialista. Sul serio? No, neanche questo. Sì, questo va bene. Com'è bello quando qualcuno ti pettina i capelli! Aggiungiamo un paio di accessori e in questo modo brillerai. E dico sul serio, eh? Decisamente. Ed ecco l'ultimo tocco. Tonalità lampone maturo. Le dona molto. Sono io! Wow! Non sapevo di essere così bella! Grazie, grazie mille! Sto benissimo! È stato un piacere lavorare con te. Mi raccomando, continua a prenderti cura di te. Promesso, ciao! Ciao! Sì, io volevo chiederti... Wow! Chi era quella? Non l'ho mai vista! La nuova cliente della Barbie, forse? No, è sempre la stessa. Sul serio? Non ci posso credere! Un successo sin dal primo giorno di apertura! Congratulazioni! Oh, grazie! Bello! Ragazzi, dateci un pollice in su se vi sono piaciuti i nostri video e iscrivetevi! Ci vediamo presto nel nostro prossimo video! Ciao, ciao! Unicorni, draghi, sirene, fate e non un solo slime! Nessuno, nessuno! Non ci sono favole o leggende sugli slime! Non sono anche io una creatura fantastica! Non essere triste, Sammy! Forse non nei libri, ma io so che cosa accomuna le favole e gli slime! Cosa, cosa, dimmelo! Rainbow Surprise Fantasy Friends! Che cosa sono queste bottiglie? Oh, queste non sono bottiglie di profumo qualsiasi. Ogni bottiglia contiene una creatura magica all'interno. Per esempio questa sirena. Il nostro personaggio beve da una bottiglia speciale e poi sputa lo slime, riuscendo anche a vaporizzare brillantini. Figo! E la cosa migliore è che ce ne sono 12 e sono tutti rosa! Sì, il colore è molto bello. Togliamo il tappo dalla bottiglia
Ecco il vaporizzatore. Proviamo. Wow, brillantini! E se lo premiamo ancora una volta, il flacone si aprirà e troveremo una sorpresa. In una fantastica bustina color crema con stampa molto particolare, c'è una grande sorpresa che ci aspetta. Wow, dentro ha un bellissimo colore rosso! Tiriamo fuori le bustine, ce ne sono diverse, contiamole. 1, 2, 3! Cominciamo da quella piccola. Ecco qui. È la bottiglia per idratare la nostra bambola. È rossa e qui c'è scritto Sparkly e c'è una ragazza con i capelli rosa. Guarda, tra i capelli delle margherite è una coccinella. Prossima busta. Wow, ci sono un sacco di cose qui. Credo che in un pacchetto ci siano il catalogo, le istruzioni e anche... Oh, che tesoro! Ecco un cucchiaio a forma di unicorno ed è Rainbow Shimmer da immergere nello slime. Ecco un sacchetto scintillante per conservare lo slime della nostra bambola e un misterioso libro bianco. Vediamo. È la schiena della sirena. Ha un cuore sulla schiena. Che mistero! Ragazzi, che pensate che ci sia dentro? Ehi, c'è anche un altro pacchetto piccolo! Quindi ci sono in totale 4 sorprese nel set. Qui abbiamo dei... vestiti! Pantaloncini con la trama a coccinella! E se li togliamo con attenzione e apriamo il contenitore, troveremo anche un top! E finalmente siamo arrivati al sacchetto grande con la sorpresa principale, la nostra bambola! Wow! È la reginetta di bellezza che avevamo visto sulla bottiglia e sul sacchetto! Ha delle margherite e una coccinella tra i capelli! Che bella! E sulla schiena ha delle ali di coccinella! Ed ecco il cuore come segnato sulle istruzioni! Togliamolo! Cerchiamo di spingerle la pancia! Oh, spruzza i brillantini! È ora di dare da mangiare alla nostra coccinella! Riempiremo il biberon! Tap 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 tap! Chi ha fame qui? Il cibo è in arrivo! Fino all'ultima goccia! Ok, chiudiamo in fretta con il ciuccio, così! Adesso la scuotiamo per un minuto! Ups, qualcuno ha mangiato troppo! Liberiamo il nostro slime! Sì! E adesso esaminiamo il catalogo. Da questa parte abbiamo un bellissimo poster con 4 Fantasy Friends e dall'altro ci sono così tante creature magiche. Possiamo raccoglierne 16 in totale. Questa volta abbiamo Rare Lady Dots con lo slime rosso. Ok, e la serie è Down to Earth. Nel frattempo il nostro scintillante slime è pronto. Lo metteremo da parte. In questa speciale bustina Lady Dots, così non si asciugherà di certo. Sbrighiamoci a prendere la seconda bottiglia. Chissà se i brillantini sono dello stesso colore ovunque. Wow! Rosa brillante! Apriamola in fretta. Wow! Sembra come la precedente. E... vediamo cosa contiene. Altre bustine color oro. Beh, so che ce n'è un'altra piccola che si nasconde qui. Oh, che figata! Ogni bambola ha un sacchetto di un colore diverso! Wine Castle! Suona cavalleresco! Forse troveremo un drago o un principe azzurro? Diamo un'occhiata ai vestiti. Un pannolino bianco con questa striscia rossa e una spilla da balia dorata. Non c'è top all'interno, il che significa che avremo un maschietto. La bambola d'oro la lasciamo un attimo da parte. Prima apriamo questo sacchetto più piccolo. Ecco il catalogo e le istruzioni. Sono curiosa di vedere il sacchetto per lo slime. È uguale alla bottiglia. White Castle Glitter Crate. Qui conserviamo lo slime. E come prima abbiamo Rainbow Shimmer. È un cucchiaio a forma di unicorno. E questo è il momento che stavamo tutti aspettando. L'apertura della bustina principale e ovviamente la più grande. Wow! Ecco il nostro ometto! È davvero un principe! Ha i capelli lucenti e una corona. Ha le braccia piegate davanti e le mani che formano un cuore.
Sul petto ha un tatuaggio che dice affascinante, un vero principe azzurro. Ma il nostro ragazzo deve crescere grande e forte, quindi adesso gli diamo da mangiare. Fai il bravo bambino e mangia. Mettiamogli il ciuccio. Ecco. Ho preparato il contenitore per lo slime del nostro principe. Ragazzi, abbiamo trovato un'altra stella vista sul poster. Come si chiama? Eccolo! Proprio vicino alla nostra Lady Dots. Si chiama Rico Charming e ha lo slime arancione. Dalla serie Down to Earth. Il nostro slime arancione adesso è pronto! Aggiungiamo Rainbow Shimmer. Wow! Questa pasta arancione e i frutti di bosco è bellissima! Impastiamola per bene. Abbiamo anche un sacchetto speciale come dovrebbe essere. Lo chiudiamo bene. Fatto! Ed ecco la terza bottiglia. Sento odore di dolce glitter rosa. La bottiglia si è aperta subito! È un miracolo! Oh, c'è un buco qui in cima. Proviamo ad aprirla. Vedo delle bustine rosa acceso. Sorpresa, sorpresa! Oh, questa bustina voleva tornare indietro, ma no, dobbiamo vedere che c'è dentro. Vediamo, vediamo. Così. Ehi, è un biberon! Color pesca con dettagli dorati. Brillerà tutto il giorno. Cominceremo subito con la più grande. Prendiamola ed apriamola! Wow, queste sono ali! Abbiamo un angelo con i capelli rosa e la pelle lucida e perlata. Il suo volto rimarrà sempre un mistero. Indossa una maschera da gatto con queste striature. Questa piccola bustina dovrebbe contenere il vestito. Insomma, dobbiamo vestire questa ragazza gatto. Ok. C'è un pannolino nero abbinato con la spilla da balia e all'interno c'è questo fantastico top nero. Come prima, qui troveremo le istruzioni, il catalogo e un cucchiaio. E naturalmente il sacchetto per lo slime. Lo srotoleremo delicatamente uno per uno. Oh, Sparkle Rainbow! Che bustina carina con questo arcobaleno color pastello. È davvero bellissima. Più il luccichio e un cucchiaio nel set. La nostra bambola è vestita bene ed è ora di darle da mangiare. Sono sicura che questa bibita sia deliziosa. E le chiuderemo la bocca con un ciuccio e la scuoteremo per bene. Ci vorrà un minuto come sempre. Agitiamola! Woo! E il nostro slime è pronto ad uscire! Dai, dai, piccola, sputa il rospo! Facciamolo uscire tutto così! La nostra gattina si chiama The Disguise ed è molto rara. Ha lo slime rosa, super cool! E abbiamo già preso l'intera collezione Down to Earth. Un ottimo inizio! Che ore sono? È ora di controllare il nostro slime. Il risultato è ottimo! Mettiamolo nella busta così non si asciuga. Hop hop hop! Così! Adesso apriamo due set alla volta. Tadam! Toglieremo i tappi e... Puff puff! Fantastico! Era così bello! Dei fuochi d'artificio scintillanti! Questa bustina è abbastanza standard e... Oh, sembra già aperta! Vediamo che troviamo! Blu! E nel secondo set... Verde! Sembrano così belli insieme! Apriamole, su! Wow! C'è un biberon di Puzza Hoot! E nel set verde ce n'è uno di Acid Yellow Sparkle! Così diversa ma ugualmente luminosa! Dentro queste bustine sento dei vestiti! Ora vi sveleremo i vestiti dei nostri bambini! Wow! Che adorabile pannolino blu con i lampi gialli! E dentro... Eccolo! Oh, è un top fatto di nuvole arcobaleno! È così insolito! Controlliamo la seconda busta ed è...
Dov'è il pannolino? Immagino che questa ragazza non ne abbia uno. Guardiamo la parte superiore, allora. È così carino, fatto di conchiglie lilla con perle e una stella. Ma controlliamo se il pannolino è già sulla nostra bambola. Oh, è una sirena! Ecco perché non ha il pannolino. Non ne ha bisogno. Che bei capelli color lampone con le stelle. E un po' di brillantini sulla guancia. La sua pelle è verdastra, ma la sua coda... Guardate che bella coda color verde acqua! Una bambola davvero carina. Qui dovremmo avere una specie di principessa delle nuvole. Ah! Guardate questa glassa scintillante sulla sua testa. Ha sopracciglia lilla e capelli cosmici. È così carina. Ed ecco i loro sacchetti di slime. Puts out the magic of now e funny fish. Guardate le nostre bellezze. Una è una principessa del cielo e l'altra viene dal mare. Per nuotare veloce bisogna mangiare bene. Daremo da mangiare alla sirena. Buon appetito! Inseriamo il ciuccio e facciamole fare un po' di movimento. Non è facile volare tra le nuvole. Così daremo da mangiare ad un'altra cliente. Oh, non ha molta fame. Ecco il suo ciuccio! E anche lei farà un po' di movimento. La nostra sirena è pronta a mostrare il suo slime. Wow, che colore lilla! E diamo un'occhiata allo slime della principessa del cielo. Beh, anche questo è lilla, soltanto un po' più blu. La sirena ha un piccolo buco qui. Premiamole la pancia. Wow, glitter blu! Ho sentito che una delle nostre bambole non ha il pannolino, così ho fatto questi pantaloncini. No, Sammy, non ha bisogno di pannolini, è una sirena. In realtà questo sembra il mio costume da bagno, sai? Ups. Ah, questo slime super apprensivo. Ok, vediamo un po'. Oh, brillantini blu, sono bellissimi. Abbiamo cominciato una nuova serie. La prima è acqua e più precisamente la rarissima Misty Coral con il suo slime viola. E anche la serie Starling. Qui abbiamo una rara luna eclipse con il suo slime blu lilla. Parlando di slime, entrambe si sono già formate e adesso sembrano una tavolozza di ombretti. Ecco lo slime di sirena, quello con i brillantini. Che piacevole sfumatura color uva! E lo slime blu lilla della nostra luna eclipse. È piacevole anche al tatto. Li metteremo nei sacchetti. Così, ecco l'ultima bottiglia della fila superiore del nostro set. Anche questa spruzza dei brillantini. Vedete queste scintille bianche? La apriamo. Un'altra grande busta. Su, strappiamola. Qui i nostri tesori sono riposti in sacchetti viola brillante. Oh, wow! Oh, e guardate come spunta fuori questa busta più piccola. Apriamola subito. Ok. Ah, un altro pannolino nero, ma questa volta con la spilla da balia d'argento. E guardiamo dentro. È un piccolo top in pelle. È così insolito. Questo colore della bustina è super cool. Non soltanto viola, ma anche rosso. Wow! È una vera fata con le ali di farfalla. Che bella! Guardate questa sfumatura sulle gambe. La definirei una fatina della notte, forse. Guardate, ha una mezza luna sulla fronte e ha gli occhi di un colore diverso. I suoi capelli sono così perlati e lucenti con la clip d'argento. Sono bellissimi. E le sue braccia sono decorate con stelle e pianeti. Mi chiedo che tipo di glitter farà. Controlliamo. Smeraldo! È una vera maga. Controlliamo la sua bottiglia. Accidenti, puzza! Benvenuta all'After Putty! Guardate, proprio vicino alla nostra luna della serie Starling. È la rara Penelope Prism, con lo slime verde acqua. Beh, controlliamo se è vero. Ci aspettiamo uno slime verde acqua! Wow, è vero! Susan, in nome dell'associazione dello slime, ti presento questo bouquet.
Oh, grazie, Sammy. Ma qual è l'occasione? Ti prendi cura degli slime come nessun altro, è così commovente! Oh, Sammy, sei così dolce! Mi piace molto lavorare con gli slime. Questo è pronto! Aggiungeremo un po' di magia e impastiamolo. La nostra fata ha prodotto uno slime simile a quello di una sirena. Ecco, guardate più da vicino quanto è scintillante. Un colore incredibile ed è così morbido al tatto. La conserveremo nella bustina Glitter Fantastically Magical. Lo metteremo sul nostro stand improvvisato e non dimentichiamoci di Penelope. Ci è rimasta metà delle nostre bottiglie. Riveliamo il loro contenuto. E un'altra ancora, via i tappi. Spruzziamo i brillantini sul tavolo. Così. E l'altro? Blu, fantastico. Sentite l'odore di questi brillantini? Apriamo le bottiglie. Abbiamo così tante bellissime bambole che non riesco neanche a immaginare quali ci aspettino adesso. Oh, guardate che colore! Blu brillante! Apriamo la confezione della seconda busta, così. Ed ecco delle bustine d'oro! Ma che belle, ragazzi! Qui abbiamo due bustine blu e oro che sembrano involucri delle caramelle. È Glitterate! Più 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 più! Apriamo quella color oro. Dovrebbe esserci un altro biberon. Oh, che cos'è questo, mi chiedo? Glitter Queen! Una parodia di Burger King! E il sacchetto successivo! Troveremo altri indizi sul nostro personaggio. Oh, è una bambola da temporale! Ha i pantaloncini color tempesta con i fulmini. E diamo un'occhiata alla parte superiore. Fico! Ci sono sia i fulmini che i cuori, è incredibile! E cosa c'è qui? Oh, è un completino da ape! È così carino! Avremo una dolce bambola di miele. Wow! Lo stesso stile dei pantaloncini! Questi due colori stanno davvero bene insieme, giusto? Oh, un'altra fata! Oh, cavolo, si è un po' incastrata! Guardate le sue ali di libellula perlate! I suoi capelli sono così lucenti! Lilla con altri fulmini! Davanti ha un fermaglio per capelli a forma di fulmine e un paio di ciocche giocose! Guardate, un cerotto sul naso con un fulmine! Le sue lentiggini sono così adorabili! E adesso apriremo la busta della tua amica ape! È quasi arrivata! Vieni fuori, tesoro! Guardate! Ehi! Sono come delle vere sorelle! Accidenti! I suoi capelli hanno un colore caldo e delicato, con delle api dentro e una corona. È una vera ape regina! Ragazzi, guardate qui! Sono della stessa serie Harry Cloud! Che figata! Qui abbiamo la rara Electra Spark, con lo slime Lilla. E la stupenda Honey Bee. Adesso controlleremo che tipo di slime ha, verde o giallo. Le nostre ragazze si sono già vestite e hanno anche fatto uno spuntino. Sono molto indipendenti. Dai, ragazza, facci vedere. È verde! Forte! Andiamo subito a spuntarla sul catalogo. Adesso è il turno di Electra con il suo slime Lilla. Non ci sono sorprese. I loro sacchetti si abbinano davvero bene. Honey Bee ne ha una gialla con Glitter Fries. Ed Electra ha una Magic Bar con Chocolate Star. È fantastico! Nel frattempo tutto è pronto e possiamo tirare fuori i nostri slime. Blop blop! Direi che questo non è proprio verde, ma più una sfumatura di menta ed è molto liquido. La seconda ha uno slime color uva con i brillantini. È davvero elastico rispetto al primo ed è molto morbido. Gli slime sono dentro le bustine, tutto sotto controllo. E naturalmente Electra e Honey Bee sono felicissime insieme.
Ragazzi, ci mancano soltanto 4 scatole, apriamole a due, così è più divertente. E la seconda, togliamo i tappi. Siu, spruzzami con i brillantini! Ok, pronti? Fuoco! Il prossimo! Yay! Sono scintillante! Sammy, sei la mia stella splendente! Apriamo tutto adesso! Oh, che belle bustine rosse! Abbiamo già trovato lo stesso colore! Spero non sia lo stesso giocattolo! La seconda bottiglia è meglio che abbia bustine di colore diverso! Oh, quelle dorate! Abbiamo trovato anche questo, ma è così bello! Cominciamo con il rosso e controlliamo subito se è un gemello o no. Oh, chi è questo fantastico bambino? Oh, credo sia un'altra fata con le ali dorate! Ma che carina! Guardate, ha i capelli color fragola, sono bellissimi! Un fermaglio a forma di sole e un sacco di spille tra i capelli! I suoi occhi sono verde-blu, un colore così bello! Continueremo con la stessa bambola e daremo un'occhiata alla sua bottiglia. Naturalmente rossa! Qui abbiamo dei cuori lungo il bordo. E c'è un cuore a forma di patatine. Mi ricorda il logo del Mac. E adesso l'ultima bustina di questo set. Dovrebbero esserci dei vestiti all'interno. Ah ah! Pantaloncini rossi con cintura gialla. Se li togliamo troveremo il top. Wow! È il sole nelle spalline, è così insolito! E adesso apriremo le buste dorate usando un po' di magia! Oh, guarda! Sembra che abbiamo trovato un'altra Honey Bee! Abbiamo deciso di raccogliere uno sciame di api, ragazzi! Diamo da mangiare alla nostra fragola solare! Gnam gnam gnam! E fatto! Quindi, adesso dobbiamo usare il ciuccio e scuoterla per un minuto. Ecco a voi! Uno slime arancione brillante! Credo che abbia bevuto un po' di Fanta. L'unica della serie Infernos, la rara Kia Ray. Lo slime è lo stesso che abbiamo preso noi. Ecco il nostro slime arancione, già pronto! Lo impastiamo un po' come sempre. È così bello al tatto, come un dessert mochi. Adesso lo mettiamo nella sua bustina, così è al sicuro. Ok, le nostre fate hanno preso il loro posto in prima fila. E sono rimaste soltanto 2 bottiglie nella scatola arcobaleno. Adesso le apriamo. Ma prima controlliamo lo spruzzo! Wow, è una guerra di brillantini! Apriamo la bottiglia. E la seconda, ovviamente. Eccola qui. Che tipo di bustine prenderemo? Oh, verde! Che bella tonalità di smeraldo! Adoro queste bustine! Riveliamo il secondo colore? Ah, vedo che è nero! Il colore più inaspettato oggi! Cominceremo con la busta più piccola verde. Wow! Ehi! Guardate! Un pannolino verde con le margheritine! Oh, che carino! Ok, vediamo il top. Anche qui ci sono delle margherite. Questo set è bellissimo, è così delicato. E adesso passiamo al lato oscuro del nostro unboxing. Vediamo. Il pannolino è blu scuro, con la frangia e un piccolo teschio. Wow! Sul davanti abbiamo un disegno insolito. Controlliamo il top adesso. Qui abbiamo qualcosa a forma di farfalla con un teschio al centro. Un po' tetro. Sono rimasti soltanto 2 sacchetti. La bambola e il suo biberon. Cominceremo con il secondo. Ecco fatto! Oh, è un po' verde come la confezione! Pixie Punch! C'è una foto con un prato, funghi e farfalle. Oh, che carino! Diamo un'occhiata al biberon della nostra farfalla scura. Ah, cavolo, è difficile da aprire!
così luminosa! Sparkle Aid! Con questo biberon tutto allegro, mi piace un sacco! E adesso scoprirò a chi appartengono questi tesori! Wow! Chi è? È così carina! È una ninfa della foresta, con farfalle e foglie tra i capelli biondi! La corona di fiori si estende anche sul retro, e le sue ali sono dorate e magiche! Che bambola fantastica! Questa bustina sembra super grande! Forse questa bambola è più grande delle altre? Oh, adoro questa combinazione di verde acqua e lilla! È così bella con questa pelle verdastra! Guardate queste ali a forma di farfalla! Ci sono anche delle mezze lune e delle stelle! Din 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 din! Questa bellezza mistica è Pippa Twilight ed è rara, dalla serie Starling. Avrà uno slime lilla. E la nostra prima principessa ultra rara è Bella Twinkle, della serie Flora, con lo slime giallo-rosa multicolore. Ragazzi, è una vittoria per tutti! Abbiamo trovato una bambola per ogni serie, anche tre in alcuni casi. Ed è arrivato il momento di far da mangiare alle nostre ragazze. Ah, non vedo l'ora di vedere lo slime colorato della nostra Bella! Hop! Il ciuccio naturalmente! E scuotiamola bene! Allora, un minuto è andato e tireremo fuori il ciuccio! Ups! Ecco che arriva il nostro slime arancione! Questo colore lo possiamo ottenere mescolando il rosa e il giallo! E anche Pippa Twilight è pronta! Tireremo fuori il ciuccio e faremo fuoco! Che bel colore, ragazzi! È simile all'uva! Il nostro slime subito pronto! Una tonalità così bella! Decoreremo lo slime di Bella con il Rainbow Shimmer! Oh! È così rosa, ragazzi! E impastiamo, impastiamo, impastiamo! È venuto fuori proprio come un succo di mirtillo rosso scintillante, ma naturalmente è soltanto uno slime! Lo abbiamo già messo nella bustina di Bella, Pixie Dust Glitter Marshmallow! E la borsa di Pippa è Sweet Glitter's Magic Splash! Si abbina bene con lei! Abbiamo aperto tutte e 12 le bottiglie di Rainbow Surprise Fantasy Friends! Abbiamo trovato delle fate! Un paio di nobili! Un angelo! E anche una sirena! È stato un unboxing così colorato e insolito! Ok, sì, ora mi sento cool! Personaggi magici e slime possono vivere insieme e io posso scrivere una favola da solo! Sono sicura che sarà fantastica! Vado, la favola mi aspetta! Ciao, ragazzi! Mettete un like se siete fan di Rainbow Surprise! Ciao, ciao! Giorni più difficili e complicati mai affrontati qui sui makeover di Sam lo Slime. Cenerentola non andrà tanto presto a quel ballo. Sto per trasformare questa ragazza in una principessa. La sua vita sta per essere stravolta. Lo sai che sono seduta proprio qui e posso sentirti? Ops, sì, possiamo rifare questa scena? Benissimo, cominciamo. E azione! Molto bene, ecco il mio progetto per il castello di Cindy. Voglio dire, delle torri, molte torri. E un drago!
prego, la sicurezza domestica è importante. Meglio seguire la nostra solita tecnica. Cominceremo con questo contenitore. Sarà la base perfetta per il castello. Cavoli, da qui avrà una fantastica vista. Una principessa merita un po' di stile ed è quello che le daremo. Ho in corso quei progetti per tutto il giardino. Sì, sono veramente sudato e fuori forma. Faresti meglio ad asciugarti, allora troverai dei fazzoletti in cucina. Grazie, è quello che mi serviva, ma non credo mi basteranno. Sono certa che questo castello susciterà l'invidia delle altre principesse. Sammy, ma che succede? Stai bene? No, non riesco a gestirlo, fa tutto da solo. Oh, molto bene. Questo potrebbe essere perfetto come torre del castello, fantastico. Anche se una non è abbastanza. Ecco qui, dobbiamo realizzare anche delle belle finestre, così Cenerentola potrà cercare il suo principe azzurro. Guarda, Sue, sono una mummia! Vado a spaventare Roger! Io creerò delle ombre intorno ai bordi delle finestre, e sono dei piccoli dettagli ed è proprio quello che vogliamo. Finestre con infissi dorati? Sì, Cenerentola si merita il meglio! Cavolo, sono fantastiche, guardate come risplendono! Continuiamo con le decorazioni dorate, sono così eleganti! Yeah, è stato fantastico! Roger ha visto il mio costume da mummia e ha gridato sua mamma! Sembra bellissimo, vero? Ma abbiamo ancora tanto da fare qui! È incredibile, i miei progetti stanno prendendo vita! Ecco fatto, Sammy! La tua visione sta prendendo forma, è bellissima! Abbiamo bisogno di qualcosa per sigillare i bordi delle guglie... Dovrei veramente indossare più gioielli, così sto benissimo! Ehi! Era quello che stavo cercando! Ecco fatto! All'improvviso devo trovare un nuovo stile! Oh. Non hai bisogno di gioielli appariscenti per distinguerti, per me sei sempre splendente! Adesso però abbiamo davvero bisogno di una bandiera per la cima della guglia! Pensi di poter trovare qualcosa? Fammi solo finire questa e mi metto all'opera! La cannuccia farà proprio a caso mio! Grazie, Sammy, sapevo di poter contare su di te. Ora lavoriamo un po' sulla nostra porta, anche perché in quale altro modo Cenerentola potrebbe entrare nel castello? Attenzione, gente! Credo di essere finito in una giostra medievale. Chi sarà il mio avversario? Sono io! Preparati alla battaglia, Sam lo Slime! Va tutto bene laggiù, inizio a preoccuparmi. È tutto sotto controllo, fidati! All'attacco! Sì, io credo di aver bisogno di un minuto. Non voglio neanche saperlo. Ho scoperto che è meglio fare così. Ora Cenerentola potrà entrare e uscire dal castello. Sammy ha fatto un ottimo lavoro, sono veramente impressionata! Non vogliamo che questo castello crolli, giusto? La reputazione di Sam come costruttore sarebbe rovinata! E a proposito, dov'è finito? È tutto così silenzioso qui! Non sono mai stato meglio, Sue! Dai un'occhiata a questa incredibile corona! Questa corona sarebbe fantastica come stemma! Oh, Sammy, come sei generoso! E questo è quanto, il castello è finito, abbiamo fatto un ottimo lavoro! Ho bisogno di più verde! Caspita, Sammy, avevi ragione! Così è molto meglio! Ora è degno di una principessa, ma il nostro spettacolo non è finito! Cindy ha bisogno di un passaggio! Che ne pensi? Cenerentola farà un figurone quando arriverà al ballo con questa! Ho un'idea migliore! La nostra ragazza deve arrivare con stile! In fondo è una principessa! Dovremmo realizzare una carrozza elegante, sì! Ottima idea, Sue! Intanto Cindy e io andiamo a fare un giro in macchina, ciao! Non stare via troppo, avrò bisogno del tuo aiuto! Sono così invidiosa di Cenerentola, mi piacerebbe tanto avere una carrozza personale! Magari un giorno riuscirò ad averne una tutta mia! Metto delle strisce qui in questo modo e voilà, guardate che bella! Ma chissà dove è andato Sam, è passato un bel po' da quando è partito! Wow, questa sarà davvero una carrozza elegante! Qualche altro dettaglio la renderà ancora più bella. Voglio che questa carrozza tolga il fiato alle persone. Bip bip, Sue, siamo tornati, che mi sono perso. Non molto in realtà, vi siete divertiti?
hai due volte i miei più grandi successi, a Cenerentola sono piaciuti molto. Sono contenta, ma dov'è Cenerentola? Sta raccontando a tutte le sue amiche principesse di me, ormai sono diventata una celebrità. Che dici, mi aiuti? Certo che sì! Sammy, devo ammettere che hai proprio un grande ego, sai? Prova a dirlo a Roger! Questa è perfetta! Non credi che manchi qualcosa a questa carrozza? Un sistema di intrattenimento, giusto? Che ne dici? No, non proprio, ci vorrebbero delle ruote! Mi ricordano delle caramelle! Devo fare un salto in cucina subito! L'oro non è mai abbastanza, questo almeno è quello che penso io. Tutto questo lavoro creativo mi ha fatto venire fame, fortunatamente ho i miei lecca-lecca. Oh, Sammy, grazie a te mi è venuta un'ispirazione. Non è quello che faccio sempre, sì, o alcune persone dicono che ho un dono. Queste diventeranno gli assi della carrozza, si adattano alla perfezione. Adesso mettiamo la carrozza sopra. Meravigliosa! Qualsiasi principessa ne sarebbe orgogliosa. La carrozza è pronta, ma credo di poter fare qualcos'altro. Mi sembra che abbiamo fatto un ottimo lavoro, che ne pensi? No, Sue, ti stai dimenticando qualcosa, è l'ora del makeover! Hai ragione! Potremmo provare una nuova tinta per i capelli, eh? Che ne pensi? Cenerentola dovrebbe essere bionda, i suoi occhi devono essere azzurri! Ottima osservazione! L'azzurro le si addice davvero! Sì, o la lascio nelle tue mani, io andrò a trovarle l'outfit perfetto! Ecco la scelta del mio designer, vediamo! No! Assolutamente no, questo non va bene, dovrò creare qualcosa di completamente nuovo. Vediamo che abbiamo qui. È il momento di far fluire la creatività. Caspita, guardate questi occhi, amici, sono incredibili. Nessun trucco è completo senza rossetto. Adoro questa tonalità. Sì, questo potrebbe essere davvero uno dei miei migliori lavori fino ad oggi. Una fascia manterrà i capelli di Cenerentola sempre in ordine. Ricordiamoci che la nostra amica indossa un paio di guanti. Ora renderò il mio capolavoro ancora più bello. Wow, sei bellissima, sembri una regina. Sei splendida, sarai la reginetta del ballo. Successo di Sam lo Slime, siamo riusciti a trasformare la nostra amica trasandata in una bellissima principessa. Non hai ancora trovato il tuo principe, questo è un programma di makeover, mica di incontri. Che? Stai scherzando? Peter il cameraman? Davvero? Ma non ci credo. In realtà sarai felicissimo. Oh, nessun problema, Pete ti presento Cindy. Cindy, ecco Pete. Ehi, è stato facile, ora andate, andate su. Oh, grazie Sammy, saremo felicissimi insieme. Beh amici, chi non ama i lieti fine, per oggi è tutto, non dimenticate di iscrivervi al canale. Alla prossima, eh? Ciao ciao! Di nuovo in diretta dall'Auditorium Cittadino, dove è appena terminato il concerto di Taylor Swift. I fan sono invisibili, o beh, chi non lo sarebbe? Cosa? Oh no, queste cose succedono sempre senza di me.
Guardatela, un mix di bellezza, saggezza e un talento estremo, la nostra amata Taylor! Non sapevo neanche del concerto, avrei potuto comprare i biglietti. Beh, magari un'altra volta. Oh, ciao Susie! Sammy, va tutto bene? Sembri così triste. Ho trovato questa povera creaturina, ovviamente ha visto giorni migliori. Che ne dici, possiamo aiutarla? Sì, questa bambola non sembra in forma, ma non mi sembra di vedere grossi danni, proviamoci. Ho avuto un'idea geniale, e se le facessimo un makeover alla Taylor Swift? Ho solo una domanda, che stiamo aspettando? Iniziamo con un bel bagno rilassante. La musica, le bolle aiutano sempre. Ah, mi sento già meglio. Anche l'illuminazione è importante quando bisogna rilassarsi sfruttando il tempo libero. Pensi che le piacerà la mia selezione di riviste di moda? Oh, una buona lettura le farà sicuramente venire l'umore giusto per un makeover. Wow. Ho già preso tutte le misure, ora passeremo alla creazione dei vestiti. Ah, sapevo che il corso di cucito che avevo fatto mi sarebbe tornato utile. Wow, ma non sapevo nulla, che bei modelli. Sì, oh, grazie, ma aspetta di vedere i tessuti che ho trovato. È davvero piacevole al tatto. La dimensione del pezzo è perfetta, ottimo lavoro, Sammy. Ora lasciami fissare i cartamodelli in modo tale che non cadano mentre lavoriamo sul tessuto. Amici, ricordatevi di fare attenzione alle dita quando maneggiate oggetti affilati. Molto bene, mia cara bambola, sei pronta per una bella ripulita? Sono certa che adorerai l'odore del gel doccia che abbiamo preparato per te. È fragola e marshmallow. Yay! Renderà la tua pelle morbida in un attimo. È approvato da Susie, eh? Bene, andiamo dritti al punto. Ah, questa macchia non viene via. Ci penso io. Vedi, devi solo strofinare un po' più forte. Una bella pulizia in profondità è quello che ci vuole. La nostra bambola sarà come nuova in pochissimo tempo. Wow! Forza, fatti asciugare bene, non vogliamo farti prendere un raffreddore o un altro malanno. Sì, lo so che soffri il solletico, ma sta ferma. Ora sì che ci siamo. Rilassati, mia cara. Con una favolosa tazza di tè alle erbe, intanto continuiamo a creare i tuoi vestiti. Come possiamo unire questi pezzi insieme? Tranquilla, Sue, la nostra fantastica macchina da cucire è pronta. Bene, cominciamo subito. Sammy, come mai questo travestimento da cowboy? Non mi dire che c'è qualcosa di te che non conosco. Come no? Questa macchina è stata sollevata e cresciuta dalla mia famiglia Tsibidaba. Sul serio? Non sapevo neanche che si potessero allevare delle macchine da cucire. Devo dire che è bravissima a fare il suo lavoro. Che precisione! Oh, Sue, la nostra bambola ha finito il suo tè, adesso che facciamo? Possiamo cominciare con i trattamenti per il viso. Non c'è niente di meglio di una bella maschera idratante per iniziare il makeover. Una bella maschera con un sacco di colla bianca. Un momento, so come dargli quel qualcosa in più, ma dov'è finito? Ah, glitter rosa! Hai ragione, Sammy, questo è l'ingrediente fondamentale. Naturalmente, mia zia Tabitha portava sempre una maschera con questi brillantini. Davvero? Molto bene. Ci vorrà un po' di tempo perché la maschera faccia il suo lavoro, quindi intanto finiamo di cucire. Ed ecco qualcosa per rilassare gli occhi. Occupiamoci della cintura, i pantaloncini di Taylor non possono non averla, giusto? Amici, cercate di non pungervi le dita con gli spilli. Adesso passeremo alla cucitura e toglieremo gli spilli che abbiamo messo. Ancora un po' e anche gli altri spilli potranno essere rimossi. E allora come stiamo andando? Sai, credo proprio che faresti un figurone con questi. Forse dovremmo sistemarli meglio. Stiamo per ripiegare il bordo all'interno così. Cuciamo bene con la nostra fantastica macchina. E ora... uniamo questi bordi. Ed ecco dei bellissimi pantaloncini. Ehi, e questo da dove è uscito? Ah! Un mostro scappa! Sammy, l'hai spaventata, vieni qui. Dammi solo un secondo.
l'ho detto, extra luminosità. Ok, qui metteremo del velcro così sarà più comodo indossarli. Certo, questi però non sembrano proprio nello stile di Taylor. Forse abbiamo sbagliato qualcosa. So come risolvere il problema, altri glitter. Vediamo. Wow, avevi ragione! Ora i pantaloncini sembrano proprio quelli che usa Taylor di solito. Andiamo avanti! Bambola, è ora del tuo prossimo trattamento! Sono certo che rimarrai a bocca aperta! E io conosco bene il motivo. Ho imparato questa tecnica mentre vagavo nelle montagne del Tibidab. Ora capisco, ecco perché ti piace così tanto il cioccolato. Ed ecco perché hai sempre del cioccolato con te. Sei sempre pronto a dare un massaggio al cioccolato, vero? Ok, molto bene. In questo caso, credo sia necessario abbondare con le dosi. Meglio coprire bene tutto il corpo. L'ha detto Sammy. Forse ho detto un po' troppo. Sì, tu comunque non ruberesti mai la mia tecnica segreta, vero? Prometto solennemente. E voi, amici, rubereste mai la mia ricetta? Più bene, ecco la stagnola, Susie. Ecco a te! Dopo questo trattamento la bambola diventerà una vera dolcezza! Ehi, Sio! Credo proprio sia arrivato il momento di occuparci dei vestiti e non ce la faremo con il tempo! Ok, per questa creazione ho deciso di utilizzare la mia vecchia maglietta bianca. Bene, ora dovremmo ritagliare la manica due volte e in men che non si dica è tutto pronto! Aspetta un attimo, le maniche sono troppo lunghe! Ops, errore mio, lo sistemo subito, non preoccuparti. Ehi, potremmo usare la parte inferiore della tua maglietta come colletto per l'altra. Ottima idea, una soluzione intelligente. Ma questo tessuto non può essere cucito a macchina, è troppo elastico. Sì, non è affatto un problema, seguimi. Non avrei mai immaginato di dovertelo dire, ma dovrai cucirlo a mano. Ok, cominciamo allora. Mi sembra venuto bene, vero? Come dovrei svegliarla? Sveglia, dormigliola! Sammy, la nostra amica dovrebbe rilassarsi, non spaventarsi. Di solito per svegliare Roger uso questa tecnica. Forse perché non sei per niente bravo a svegliare le persone? Andiamo, è ora di togliere la stagnola. Wow, sei stupenda! Credo proprio che anche io proverò questa maschera. Penso di aver sbattuto la testa. Allora, quella maglietta è pronta? Oh, hai ragione, dobbiamo sistemare le maniche e le cuciremo in un batter d'occhio. Una maglietta con le maniche arrotolate. Sì, anche la nostra maglietta avrà lo stesso tipo. Ah, sono così stanca di cucire. Così va molto meglio. Vediamo come poterla decorare. Che ne dici di una citazione? Sì, io credo di aver capito che cosa hai in mente. Ho già pronta una matita. Ti ringrazio, è sempre meglio fare un abbozzo del disegno. Nero o rosso? Questo è il dilemma. Potremmo usare entrambi i colori. Cominciamo a colorare la scritta. Sam, vediamo se conosci la citazione di Taylor. E voi, amici, la conoscete? Ottimo lavoro! Ma non sanno ancora la parte più bella! Aggiungendo un po' di glitter, questo outfit sarà luminosissimo. Ottimo per fare una performance. Che ne pensi, Sammy? Credi che le piacerà? Certo, magari potrebbe lamentarsi per l'acconciatura. Vediamo un po' com'è la situazione. Beh, cominciamo spazzolando per bene i capelli. Affidatevi alle sapienti mani di Sammy, il miglior parrucchiere in circolazione! Potresti immergere i capelli nell'acqua, sì? Va bene. Ora laveremo a fondo i tuoi capelli con questo shampoo speciale.
No, ha anche un buonissimo profumo. Fa vedere? Non ci credo, temevo sarebbe successo. Cosa? C'è qualcosa che non va? Hey. Beh, sì, anche io vorrei avere i capelli così. Ai! Sam, non saresti più lo stesso. Hai ragione, sono fantastico e unico perché sono così. Questo è lo spirito giusto. Il mio artista interiore mi dice che dovremmo usare un altro colore per le sue labbra. Penso che questo sia il rosso giusto. Vediamo. Ah, ecco che cosa intendevo. Ok, signore e signori, vi presento il fantastico makeover di una bambola in stile Taylor. Ehi, sembra solo a me o abbiamo dimenticato un dettaglio importante? Signore, che ne dite del mio nuovo look? Hai ragione, ora somigli proprio a Taylor Swift. Aspetta, non cominciare il concerto senza di me, ti ho portato gli outfit. Brava Dolly, intendo dire Taylor, sei stata fantastica. Amici, grazie per essere stati con noi oggi. Spero vi sia piaciuto questo makeover. A presto! Iscrivetevi al canale per non perdervi le nostre nuove avventure, eh? Ciao ciao! Che noia! Cavolo, hai ragione. Ehi ragazzi, che succede oggi? Facciamo un gioco? Perché? Non con te! Conosco un gioco! Fingiamo di essere nella giungla. Oh, 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 sono bloccato. Aiutatemi. Qualcosa mi ha preso. Ah! No, smettila, Ken. È un gioco stupido. Ok. Sam, magari hai qualche idea migliore. Abbiamo già giocato a tutti i giochi che conoscevo. Dobbiamo cercare qualcosa di diverso. Uffa, smettila. Ma che fai? Guarda, ecco qualcosa di nuovo. Credo di avere bisogno di amicizie nuove. Perché? Oh! Nuovi amici? Perché dici così? Cosa non ti va bene? Siete noiosi, mi serve un cambiamento. Un cambiamento? Sì, è quello di cui ho bisogno, Rog, potresti aiutarmi? Ragazzi, che succede qui? Non vedi? Mi servono amici nuovi. Cosa? Scherziamo? Noi siamo i tuoi migliori amici. Sicura? Sì. Mi spiace, ma sei troppo noioso come questa pianta. Questa pianta finta fa male. Aspetta, ti aiuto. Sammy, è tutto reale qui, specie i miei amici. Davvero? Bene, allora fammi controllare l'acqua. È sempre bello rinfrescarsi un po'. Ma perché non posso tuffarmi? Immagino che la tua vera spiaggia non sia così vera. Fermati subito. Ma che ti prende? Vedi, se qui tutto è finto, allora probabilmente anche i miei amici sono finti, no? Ecco perché mi vuoi cambiare i tuoi amici? Wow, mi sa che cambieremo stile, vero? Fantastico! Dato che sei eccitato, tu sarai il primo. Molto bene. Ti faremo una nuova giacca, un nuovo paio di pantaloni e delle belle scarpe. Cominciamo. Raj, potresti fare più in fretta, così mi stai solo stressando. Ok, quindi ci serviranno... Aspetta, questo non ci serve ora. Prendiamo questo pezzo di tessuto e lo trasformiamo. Ottimo. Poi... Adesso così. E voilà! Un bel paio di pantaloni cargo. Guarda queste enormi tasche. Troppo belle. Cosa c'è in quelle tasche? Non sei divertente. Mi sa che ci tornerà utile. Cominciamo. Questo diventerà una bella cintura. Ma cosa hai fatto?
Tieni il resto. Bene, per cucire un po' di magia. Così si ragiona. Mi piacerebbe indossarne una così. Raggi, guarda qui, ho delle cuffie nuove. non ci sono già più. Bene, mi sa che ci siamo. Posso provarli adesso? Oh, non vedo l'ora. Mio caro, ti vedo emozionato. Ecco a te. Wow, proprio fighi questi pantaloni. Non trovate, amici? Guardate. Sì, Kuleb è davvero stiloso. Oh, questi non ci servono più. Ehi, Sammy, con questi potremmo fare una giacca. Ma sarà un giubbotto fatto di spazzatura. No, tu sei da buttare. Ok, come possiamo fare? Forse Sammy aveva ragione. Cosa? Ma come ho fatto? Roger, hai dei poteri speciali proprio come me. Questo significa che insieme possiamo cambiare il mondo. Già, già. Ma ti ho spento la luce, non riesco a vedere. Aiutatemi. Wow, amico, stai alla grande. Mi piace quella giacca. Ne ho avuto abbastanza di quel segno. Ok, mi sa che abbiamo finito. Sicuro? Non mi sembra di vedere un paio di scarpe. Sei molto attento? Sì. Dobbiamo creare qualcosa di unico. Forse sarebbe meglio creare qualcosa di stupendo. Esatto. E credo di conoscere il trucco più indicato. Vedi? Non c'è nulla qui. Ma con le parole giuste... Abracadabra. Oh no, Sammy! Resisti! Ci penso io! Dai, dai! Ah! Non stai dimenticando qualcosa, questo tessuto magico? Hai ragione, Sammy. Come farei senza di te? Ok, abracadabra, ed ecco che... Ah, non di nuovo! No, ma perché? Tocca sempre a me sistemare le cose! Bibidi, bobidi, scriviti! Ah, sono un genio! Uno scarafaggio! Amici, avete visto cosa ha fatto Sammy il Grande? Non sono bellissime? Sono incredibili! Proviamole! Adesso ci siamo! Wow, come sei cool! Voglio diventare tuo amico! Ti piacerebbe? Aspetta, ma dove vai? Vai, vai, tira! Ce la posso fare! Ce la posso fare! Upsi! Ehi, dai, ragazzi! Oh, scusami! È stata una caduta epica! Davvero? Ciao a tutti! Oh, oh mio Dio! Wow! Ma è bellissimo! Oh. Come sei impressionabile! Ma è veramente stupendo! Ehi ragazzi, vi presento il nuovo me! Wow, sei incredibile, Kuleb! Siamo amici fraterni, vero? Posso solo toccarti? Posso farlo anch'io? Anch'io voglio diventare così! E Roger, aiuti anche me! Sì, Roger, potremmo rinnovare lo stile di tutti! Ok! È ora di un altro restyling! Ecco a te! Sei stupenda! Fantastico! Ehi, voglio essere il prossimo! Rilassati, Ken! Aiuto tutti voi! Pronta? 1, 2, 3, boom! Wow! Ora sembri proprio Elsa! Boom! Wow! Guardatevi, ragazzi! Semplicemente unici! Grazie, Roger! Mi sento già diversa! Anch'io! Ora siete tutti più carini, come me! Stai scherzando! Guardate che razza di copricapo! Ridicolo! Oh mio, fermati! Ma perché state tutti ridendo? Ah, smettetela! Certo, come no! Ehi, 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 bellissima gente! Vi va una bella festa? Sì, dovreste venire! È la migliore festa dell'anno, ve lo dico! Ma certo che mi piacerebbe venire! È un'idea fantastica! Molto bene, ragazzi! Andiamo! Bene, andate! Non ho bisogno di voi! Sammy, perché stai piangendo? Non hai visto che è successo? Mi hanno lasciato solo! Ma tu hai detto che erano tutti noiosi! Sono lo slime più solo al mondo! Resterò così per sempre! Oh, Sam, ma tu hai me! Lo so, ma tu non sei così cool! Lascia perdere! Io posso essere cool? In effetti, mi viene da pensare che sia arrivato il tuo turno! Cosa? Ehi, ma io sono perfetto! Ehi, aspetta! Smettila, non è divertente!
sei sicuro? Sì, sono sicuro, smettila! Preso! Questa festa è pazzesca! Queste sono le feste che preferisco! Ehi, mi sto divertendo un mondo! Oh, la mia canzone preferita! Ehi, vuoi ballare? Ragazzi, vi adoro tutti! Sì, anch'io, siamo tutti così cool! Forza, balliamo! Ok, ragazzi, pronti? Certo che lo siamo! Sì, portalo qui, Roger, sarà divertentissimo! Lasciami uscire, mi senti? Ora! Oh, finalmente! Sorpresa! Una sorpresa per me! Felice giornata dello slime! Sorpresa! Sorpresa! Avete fatto tutto questo per me? Non so proprio che dire! La più bella sorpresa di sempre! Sapevo che non mi avresti lasciato! Come potrei? Vedi, Sammy? Non dovevi parlare male dei tuoi amici! Ti sono sempre vicini e vi aiutate a vicenda! Hai ragione, adesso ho capito! Forza, amici, scateniamoci! Evviva! La festa è ancora più bella! Ragazzi, speriamo che questo video possa esservi di ispirazione per realizzare una festa sorpresa con gli amici! Lasciateci un sacco di like e iscrivetevi! Yuhu!